Abbiamo appena inaugurato il murale donato alla città di Terni per il Festival Internazionale di Arte Contemporanea Gemellarte. Gemellarte è giunto alla sua terza edizione, quest'anno ha donato un bellissimo muro da parte dell'artista francese Stowe, vincitore della doppia residenza tra Terni e Saint-Ouen. Révolution è il tema di quest'anno, Révolution è anche il titolo di questo meraviglioso murale che parla di una rivoluzione da parte della cultura, per la cultura, nei confronti dell'umanità, in aiuto all'umanità. È una rivoluzione donna, la rivoluzione di questo artista emergente, la rivoluzione da parte di simboli classici, eterni. Ritroviamo nel murale che vedete dietro di me Minerva, Diana, simboli della natura, della battaglia, della sapienza, una rivoluzione fatta anche da parte della natura che si ribella all'uomo in un certo quel senso. È un murale veramente importante, un murale che è stato possibile grazie all'aiuto di molte persone. Gli imprenditori ci hanno dato una grandissima mano alla realizzazione, mettendo a disposizione le loro possibilità più grandi. Flamini, l'impresa di costruzioni Flamini, ha donato l'impalcatura che è servita per la realizzazione del murale. ASM donerà l'illuminazione a questo meraviglioso murale. E tantissimi altri. Ovviamente i ringraziamenti vanno anche all'assessore Proietti e Cecconelli che sostengono il festival e quindi al Comune di Terni e da questo grande festival promosso e prodotto e organizzato da GN Media. Una cosa molto importante per la città, per tutti noi, per l'umanità. Ancora una volta la cultura parte da qui.